Bene, allora buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera, lunedì 1° novembre, è il nostro quarto incontro della stagione autunno-inverno di questo Sangha. Ci stiamo occupando della trasformazione dei sottotipi sessuali dell'enneagramma. La volta scorsa ci siamo occupati del 4 sessuale, questa sera ci occuperemo del 5 sessuale. Diciamo due cose molto brevi sul 5. Intanto ci troviamo nella parte mentale, nel centro mentale dell'enneagramma e nella parte bassa. Il 4 e il 5 sono proprio la parte bassa dell'enneagramma, dove tendenzialmente si trovano le persone che si sentono carenziate, per certi versi un po' svuotate, insomma, no? La passione del 5 è l'avarizia e la fissazione è l'isolamento. Quindi qui stiamo sostanzialmente parlando di quello che in termini, diciamo, scientifici nella psicopatologia, andiamo un po' verso l'autismo, quelle famose sindrome di Asperger, anche se nell'enneagramma, diciamo, l'argomento viene trattato come non come un aspetto patologico, non è una diagnosi, è proprio un funzionamento dove ovviamente ci sono delle caratteristiche. Ma di persone che possono essere assolutamente normali e adattive al mondo, insomma, no? Diciamo un po' questo, cioè che l'enneatipo 5, diciamo, reagisce a quel vuoto esistenziale dovuto alla separazione originaria con una sorta di rinuncia. Rinuncia un po' al mondo sostanzialmente, rinuncia a quello che non ha. Ed è una posizione completamente diversa dall'enneatipo 4 sessuale, ad esempio, che invece non solo vuole, non solo è richiedente, ma vuole con forza, si fa sentire. L'enneatipo 5 invece tende a diventare un po' invisibile, a isolarsi, non si sente la sua presenza. Ha un po' questa caratteristica. E ovviamente quello che poi vedremo anche nell'articolo, questa difficoltà dell'enneatipo 5 è soprattutto un'avarizia legata a se stesso, cioè non riesce a condividere, fa fatica a relazionarsi, perché ha una sensibilità e una vulnerabilità accentuate. D'altra parte, l'enneatipo 5 nasce in un ambito in cui, diciamo, la madre non è una madre accogliente, affettuosa, di contatto, ma è una madre presente ma distante, poco emotiva. Molto formale, e quindi è come se poi l'enneatipo 5 non, come dire, sperimentasse in qualche modo proprio questa dimensione del contatto, dell'affetto, dei sentimenti, e quindi tende in qualche modo poi a far fatica ad esprimere tutto questo mondo. Tant'è vero che, ed è questo il motivo per cui si trova nel centro mentale, che sovrainveste molto nella dimensione della conoscenza e nella dimensione del sapere. Claudio Naranco spesso diceva l'enneatipo 5, al posto del latte per nutrirsi usa le informazioni, no? E spesso effettivamente sono dei grandi studiosi gli enneatipi 5 e lo fanno anche
come dire, in modo nascosto, nel senso che si presentano molto umili, molto, e poi magari hanno invece delle conoscenze profonde perché studiano vari ambiti del sapere, approfondiscono molto. Diciamo che l'NA-tipo 5, il sottotipo sessuale dell'NA-tipo 5, come dire, ha come passione la fiducia, ma nel senso che cos'è questa fiducia? Intanto va detto che i sottotipi degli NA-tipi 5 si distinguono difficilmente. Il sessuale però a un certo punto parlerà di qualcosa di ideale, di straordinario, perché, ed è questa la fiducia, nell'attesa che arrivi un amore particolarmente romantico in qualche modo, un amore incondizionato che gli permetta o le permetta di uscire da quell'isolamento, di uscire da quella rinuncia e di vivere in qualche modo una vita, la vita che non ha vissuto. Tant'è vero che nell'Enea tipo 5 Claudio mette Chopin, che è un grandissimo musicista, che ha avuto proprio due amici in tutta la sua vita. E alla fine è come se si fosse un po' sposato con la musica sostanzialmente, no? E quindi insomma, queste sono un po' le caratteristiche. Su esperienze di trasformazione, questo libro di Claudio Naranco, troviamo l'articolo scritto da Mireia Darder, che, come al solito, ha messo insieme più NA-tipi 5 sessuali e poi ha distillato un po' le loro storie, ha messo insieme un po' questo articolo, che è interessante perché ci apre un po', come dire, la conoscenza al mondo interiore, no? Dell'NA-tipo 5, che non è molto relazionale, quindi difficilmente parla di sé, no? E qui invece c'è. E quello che lei dice intanto è proprio questo, cioè che la mente di un NA-tipo 5 è pervasa un po' dall'aspetto razionale, dall'obiettività, dai dati, delle ricerche, degli approfondimenti, eccetera, da una parte, e dall'altra a questo mondo un po' fantastico di questo amore incondizionato, che è qualcosa che ovviamente, come dire, a livello di fantasia, ma per certi versi è una fantasia che in qualche modo gli riscalda un po' il cuore, pur essendo semplicemente una fantasia. Diciamo che ci spiega bene il fatto che diciamo, tutto il mondo emotivo, emozionale, è in qualche modo una minaccia, ma proprio per quello che dicevo prima, no? Cioè che, come dire, se il bambino che piange, ipotesi, viene preso dalla madre, viene un po' tranquillizzato attraverso il contatto, il calore, l'affetto, eccetera, il bambino nel tempo impara anche una sorta di autoregolazione emotiva, cioè in qualche modo questa funzione materna viene assimilata, no? E poi la usa per sé. L'NA-tipo 5 ha avuto poco da questo punto di vista e quindi l'emotività, i sentimenti sono tutti aspetti che fatica a maneggiare, ma ha un'unica certezza, no? Perché poi, oltre ad avere l'amore romantico come fantasia, ha anche
una dimensione un po' catastrofica, cioè dire se io mi gioco all'interno di una relazione, poi finisce molto male e io finisco che soffro enormemente, no? Per questa delusione, eccetera. Questo è l'aspetto un po' catastrofico. E l'altro aspetto è l'idea di dar fastidio agli altri, quindi che interagendo con gli altri si arreca in qualche modo un disturbo, un fastidio, che ovviamente l'NA tipo 5, che spesso si sente invaso dagli altri, no? Nelle situazioni, un po' come l'idea. Se do una mano, l'altro poi si prende il braccio e quindi tende proprio a distanziarsi e quindi tende proprio a creare una sorta di autosufficienza in cui non ha bisogno di nulla, no? È un po' il bisogno di non avere bisogni, sostanzialmente. Quindi, se io non ho bisogno di nulla, cosa succede? Che non mi devo coinvolgere con nessuno e quindi sono al sicuro. E per fare questo è un po' come se si distanziasse dalle emozioni, si distanziasse dai sentimenti e si distanziasse anche dai propri bisogni. E tant'è vero che Mireia, quando parla della sua adolescenza, da giovane adulto, eccetera, diceva: io praticamente vivevo la vita quando andavo per strada, eccetera, come fosse un film. Cioè, non ero all'interno della vita ed ero partecipe della vita, ma vedevo un film in cui gli altri si muovevano e io, come dire, ero un osservatore di quello che accadeva, ma non ero incluso, no? Cioè ero in una di dimensione di distanza e di separazione dagli altri, insomma, no? E prima anticipavo un po' l'infanzia e anche Mireille, appunto, lei conferma, ricevuto due esperienze particolarmente critiche in un'età, come dire, nel momento del parto in cui ha rischiato di morire soffocata e a 9 mesi quando si stava disidratando hanno dovuto in qualche modo ricoverarla in ospedale per poterle salvare la vita, quindi sono proprio due momenti, due traumi importanti nella sua vita che l'hanno portata proprio, diciamo, sull'orlo, di un rischio mortale, no? E questa è l'idea, no? Che poi da questa esperienza in cui il legame affettivo è ancora molto delicato, è ancora molto debole, fragile, esperienze di questo genere poi finiscono per mettere gravemente in difficoltà queste persone. E quindi lei dice, l'idea è quella di poi di costruirsi un mondo interiore, di chiusura in se stessi rispetto agli altri. In qualche modo un mondo sicuro, un mondo pieno di idee, di teorie, di fantasie, romantiche, di una ricerca di un amore incondizionato, no? Cioè, quindi è un po' come crearsi una sorta di mondo interiore, sconnesso però dalla realtà. E dice, la persona amata è talmente idealizzata che ovviamente, lei stessa dice, le prime relazioni sono state catastrofiche perché nel momento in cui io mi accorgevo che l'altro era semplicemente una persona umana, non corrispondeva alla mia idealizzazione, allora questo poi arrecava
ovviamente che cosa? Dolore, sofferenza e un'ulteriore chiusura e distanza. E lei in qualche modo sostiene che dal suo punto di vista, ma condiviso anche dagli altri NLTP5, è che il primo passo nella trasformazione consiste proprio nel comprendere questo scollamento dalla realtà, cioè comprendere che questo mondo un po' fantastico che si è un po' creato per rassicurarsi, in qualche modo diventarne consapevoli vuol dire proprio rimettere un po' i piedi per terra, ma proprio nel senso di, come dire, riuscire in qualche modo a disinvestire un po' sulla parte cognitiva, no? Sull'informazione, eccetera, ma cominciare invece ad investire il proprio corpo, perché è come se l'NLTP 5 non avesse corpo, no? Perché si distanzia proprio dal sentire. E lei dice che proprio questo, invece questo sentire, questo ridare energia al corpo, quindi riconoscere che il corpo è il luogo delle sensazioni, è il luogo delle emozioni, è il luogo dei sentimenti ed è il luogo in cui noi possiamo sentire i nostri bisogni e in qualche modo armonizzarci con i nostri bisogni e creare poi un circolo virtuoso, no, da questo punto di vista. Però è chiaro che qui l'NLTP 5 deve prendere una decisione importante e lei dice, Mireira, rinunciare alla rinuncia, no? Perché questo poi è in qualche modo una delle decisioni prese a un certo punto della vita. Quindi rinunciare alla rinuncia vuol dire aprirsi nuovamente, in particolare al sentire, all'udire, al toccare, al contatto, no? E quindi da questo punto di vista poi lei approfondisce un po' questa tematica proprio dell'espressività, proprio dicendo che tutto il lavoro, per esempio, sul corpo per l'NLTP 5 diventa un lavoro fondamentale. Il rincarnarsi, qui mi viene in mente, per esempio, nella mindfulness, tutto il lavoro fatto col body scan, no? Che è questa pratica nel quale si va proprio a sentire tutte le sensazioni del corpo. Per l'NLTP 5 sicuramente diventa un elemento grandemente importante. Poi lei parla soprattutto della Gestalt, perché ovviamente, diciamo, Claudio era un gestaltista, prima di morire è stato proprio l'ultimo allievo diretto di Fritz Perls, ha scritto anche dei libri sulla terapia della Gestalt ed era riconosciuto a livello internazionale. Perché la terapia della Gestalt è particolarmente espressiva, cioè soprattutto nel lavoro in gruppo diventa un lavoro sicuramente importante, intanto perché bisogna stare in gruppo e quindi per l'NLTP 5 già semplicemente lo stare lì è già curativo, anche se poi magari fa fatica a esprimersi, a dire però. Già questo è curativo, e poi proprio tutto l'aspetto espressivo, perché nella Gestalt, da questo punto di vista, è molto, molto forte, no? A volte durante i lavori si sentono urla, strilli, rabbia che esplode,
Io stesso in un gruppo di Gestalt avevo un meraviglioso maglioncino salmone e venne aggredito da uno che voleva lottare con il padre e mi stracciò il maglioncino salmone che avevo appena comprato. Quindi. Però questo per dire la vivacità, no? Della terapia della Gestalt che mi è costata appunto un maglioncino. E l'altro aspetto di cui parla Mireira è il Fischer-Hofmann, che non so se quelli che hanno fatto il SAT sicuramente sanno di cosa sto parlando, che va sotto il nome di processo Hofmann, ed è un lavoro residenziale di una settimana in cui si lavora sulle figure genitoriali con l'espressività che è molto familiare, diciamo, della terapia della Gestalt, che è proprio l'idea di uccidere i genitori, naturalmente metaforicamente, però c'è proprio l'atto fisico, cioè nel senso che diciamo al centro del lavoro, che dura diversi giorni, c'è proprio l'idea di riempire un sacco di juta, di giornali, appiccicarci la faccia del padre o della madre, e di cominciare a bastonarla, no? Proprio con altre due persone che uno incita e l'altro in qualche modo cerca di ricomporre, di consolare, di aiutare, eccetera. Però è un lavoro molto, molto espressivo e che serve a che cosa? Serve a eliminare in qualche modo, in modo molto emotivo, un po' gli introietti negativi dei nostri genitori, sostanzialmente, che albergano soprattutto nel nostro genitore interno. Da una parte eliminare questi introietti e dall'altra invece recuperare tutte le cose positive, costruttive, adulte, eccetera, con cui ci siamo identificati. Ed è un lavoro particolarmente duro, ma anche molto, come dire, importante, no, da questo punto di vista, perché lascia una leggerezza. Mireira sottolinea l'importanza di questo Fischer-Hofmann, perché ovviamente la relazione con i genitori è sicuramente è stata molto molto disturbata, insomma, no? E quindi probabilmente si annida una rabbia, e il fatto di poter tirar fuori questa rabbia diventa in questo senso espressivo, diventa, come dire, curativo. E così come tutte le cose che lei sottolinea, poi tutte le forme d'arte, la danza, il teatro, lo scrivere, la poesia, il dipingere, eccetera, insomma, no? E ovviamente lei poi cita anche la pratica meditativa. Ok, dai, io mi fermerei qui. Vi invito comunque a leggerlo questo articolo perché è molto, molto interessante. Adesso io mi fermo. L'esercizio in coppia. Io vi direi, proprio riprendendolo dall'Enneatipo tipo 5, quando ci sentiamo distaccati, in che circostanze? Distaccati dalla vita o distaccati da noi stessi, insomma, no? Proviamo a ragionare come tema di autoesplorazione, proprio questo elemento, no? Del distacco, come dire. Che in altri termini vuol dire essere un po' un osservatore neutro, no? Non partecipare, non distanziarsi, insomma. Ok, allora adesso io chiudo la registrazione e poi ci rivediamo tra una ventina di minuti per la pratica meditativa.